Quindi, come sappiamo. Allora, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo seminario per celebrare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Come sapete, questo seminario è organizzato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in occasione proprio di questa giornata. Come sappiamo, nel corso dell'emergenza, i giovani operatori volontari del Servizio Civile Universale sono stati impegnati nel supporto alle categorie più fragili, alle persone fragili e in azioni educative nei confronti dei minori, nel sostegno alle famiglie in difficoltà e in tante altre attività. Quindi l'obiettivo di questo incontro è proprio fare un momento di approfondimento e di riflessione sul prezioso contributo fornito dai giovani durante l'emergenza, fare un bilancio delle lezioni apprese anche in termini di buone pratiche e anche replicabili eventualmente a supporto di altre situazioni emergenziali che caratterizzano comunque questo momento storico. Passo a presentare allora il programma ed i relatori di oggi. Avremo un'accoglienza e un saluto di benvenuto da parte della Ministra per le Politiche Giovanili, l'onorevole Fabiana Dadone. Poi un'introduzione dei lavori del consigliere Marco De Giorgi, capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Avremo poi la dottoressa Flavia Riccardo dell'Istituto Superiore di Sanità, che farà un contesto, un focus statistico. E poi iniziamo la sessione con le testimonianze dei ragazzi del Servizio Civile Universale. E la sessione sarà introdotta e moderata dalla dottoressa Silvia Losco del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Seguirà poi alle testimonianze dei ragazzi del Servizio Civile Universale una sessione di interventi e dibattito e avremo poi le conclusioni della dottoressa Laura Massoli del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Ricordo a tutti, se aveste delle domande, le potete fare in chat e le porremo noi alla fine del seminario ai nostri relatori. Vi ricordo anche che il webinar è registrato. A questo punto ringrazio tutti i relatori di oggi. Do la parola alla Ministra per le Politiche Giovanili, onorevole Dadone. Prego, Ministra. Grazie, innanzitutto un buongiorno a tutti i ragazzi che si sono collegati, che vedo intervenire già dalla chat con tanto entusiasmo. Grazie per aver aderito in così numerosi. Questo è un webinar che ci abbiamo tenuto ad organizzare non solo per celebrare quella che è la memoria delle vittime da Covid-19, ma anche per fare un confronto su quello che è stato il sistema del servizio civile e come ha retto di fronte all'emergenza da Covid-19. Voi saprete che ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto col quale ha stabilito una sorta di roadmap con una graduale uscita dall'emergenza sanitaria. Questo è chiaramente un segnale positivo dopo 2 anni che hanno visto a dura prova tutti noi, tutto il sistema, non soltanto quello sanitario, ma quello relazionale, umano, dato dalle difficoltà del distanziamento. Ha visto, e credo che ognuno di noi l'avrà scolpito nella mente per sempre, l'immagine dei camion che uscivano da Bergamo con i feretri delle persone decedute a causa del Covid. È chiaro che sono stati 2 anni difficili e impegnativi per tutti noi, ma anche 2 anni di grande resilienza che hanno visto anche un sistema come quello del servizio civile aver avuto la capacità di innovarsi e provare a riprogrammare la propria attività anche in maniera diciamo remotizzata. Questo ha fatto sì che abbia potuto spingere tutti noi ad una riflessione su come questo tipo di servizio possa vedere nuovi fronti in termini, per esempio, di svolgimento di altro tipo di attività, ma dall'altro lato abbia anche fatto capire l'importanza di un sistema di volontariato e di supporto, soprattutto alle categorie più fragili, a maggior ragione in un contesto come quello vissuto in questi 2 anni. Oggi ci troviamo, questo è oggettivo, è noto a tutti, di fronte ad un'altra emergenza che vede di nuovo una grande sfida per tutti noi e per la quale la difesa non armata della patria, che è la ratio per cui nasce il servizio civile, l'obiettivo principale del servizio civile, tornano ad essere incredibilmente attuali in un contesto nel quale si torna a parlare di guerra ai confini dell'Europa con una cadenza ormai quotidiana. Questo però spinge anche tutti noi a riflettere sull'importanza forse anche del valore della pace che consideravamo
un qualche cosa di acquisito e l'idea della guerra molto distante dai nostri territori. Ecco, oggi credo che tutti noi, vedendo le notizie televisive e sapendo, avendo contezza di quello che è il panorama internazionale che abbiamo di fronte, sappiamo e abbiamo in mente come un'attività come quella del volontariato, del servizio civile, possano essere anche di grande supporto in una circostanza come questa. Voi sapete che abbiamo con un decreto e con una circolare successiva, non so se lo sapete, però in caso ve lo rappresento qui, riprogrammato alcune delle progettualità del servizio civile di questo ultimo bando, rivolgendole all'attenzione verso la situazione ucraina, in particolare in termini di accoglienza. Questo per dire come un'attività importante come questa riesca ad essere da supporto ad un sistema complesso come quello dell'accoglienza. Che viene posto in essere da altri ministeri, ma che ha un valore aggiunto proprio perché è svolto dai ragazzi, perché vi permette di acquisire in termini di formazione, perché vi permette di acquisire in termini di valore aggiunto sul fronte umano, oltre che professionale. So che il Dipartimento, insieme al Dipartimento, abbiamo raccolto in un libro tutte quelle che sono state le esperienze di alcuni dei ragazzi che hanno svolto il servizio civile, alcuni di voi so che sono presenti oggi. Durante il periodo Covid, io l'ho letto con piacere e ho visto veramente tanti spunti, principalmente di entusiasmo. Si respirava l'entusiasmo di chi in un periodo così difficile si è sentito di poter fare la propria parte ed è riuscito a fare la propria parte, ha voluto raccontarlo, anche se era un servizio civile diverso da come se lo si sarebbe aspettato. Quindi credo che questo contributo e momenti di confronto come quelli di oggi ci aiutino non solo a ricordare il periodo difficile che abbiamo vissuto e quello che purtroppo ci troviamo di fronte ancora oggi a dover vivere e che penso nelle prossime settimane vedrà ancora in termini di gestione in particolare dei flussi delle persone che arrivano dall'Ucraina, anche un grande supporto da parte dei ragazzi del servizio civile, ma ci spinge a riflettere proprio sull'importanza di come una semplice attività, quella che apparentemente è semplicemente un'attività di volontariato, che qualcuno considera quasi come un'attività che si potrebbe dare per scontato, invece possa aiutare a forgiare una parte del vostro carattere e a rendervi, come dico spesso, gli adulti di domani. Grazie. Detto questo, passo la parola al capo dipartimento. Vi auguro una discussione che sia bella e costruttiva, ma anche profonda, che tenga sempre a mente quella che è la giornata odierna, che è proprio quello del ricordo delle vittime, che, come ha detto il Presidente Mattarella, di fronte alle quali ci inchiniamo e che pesano sulle nostre spalle, ognuna di esse, sia in termini di responsabilità per quello che dobbiamo fare, che in termini di positività rispetto a quello che possiamo fare da qui in avanti, ognuno di noi nel nostro singolo, per riuscire a far ripartire il Paese. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie Ministra e un ringraziamento a tutti i ragazzi che hanno accolto questo invito in modo così numeroso. Abbiamo visto 250 iscritti e già siamo oltre 200 nei primi, diciamo, minuti di questo webinar. Io ci tengo in primo luogo a ringraziare, diciamo, la Ministra per questa visione concreta che ci sta dando del servizio civile universale, no? E ha ricordato questo ebook che su cui abbiamo avuto dei positivi feedback anche da parte del terzo settore e dell'associazionismo, che è la dimostrazione proprio concreta di come i ragazzi del servizio civile sono stati protagonisti anche della lotta al Covid. E devo dire che da quando abbiamo, diciamo, la ministra Dadone con noi, devo dire nel Ministero ha fatto ingresso proprio la concretezza. Non lo dico solo, diciamo, per plagieria, perché è presente qui il ministro, ma lo dico sempre, lo dico soprattutto ai ragazzi, no? E lei spesso ci dice appunto che non è solo che i giovani, diciamo, prestano attività al servizio del paese, come dimostrano i nostri operatori, ne abbiamo ora 40.000 in servizio che stanno lavorando nelle parti, diciamo, più anche periferiche del territorio, nei campi dell'assistenza sociale, la tutela dei beni culturali, dei beni ambientali e così via. Ma soprattutto lei ci invita a che le istituzioni, in primo luogo il Dipartimento per le politiche giovanili, siano al servizio dei giovani, no? Qualche giorno fa eravamo alla LUISS a presentare un rapporto a cui abbiamo collaborato sul gap generazionale e ho avuto modo di parlare con alcuni ragazzi proprio che da poco hanno finito il servizio civile. E mi ha colpito proprio, diciamo, il modo con cui li abbiamo trovati proprio consapevoli di questo momento storico in cui stiamo vivendo. E loro ci dicono proprio chiaramente, Ministro,
e noi paghiamo il peso di scelte che non abbiamo preso noi. Pensate alla sfida dei cambiamenti climatici, no? Pensate al tema del debito pubblico, l'invecchiamento della popolazione, il peso delle pensioni. Cioè noi giovani paghiamo gli oneri di scelte a cui non abbiamo partecipato. Allora che risposta può dare, diciamo, la politica, le istituzioni, a cominciare dal mio piccolo, diciamo, no? E dipartimento? Lavorare sui temi della scuola, della formazione, del lavoro, proprio come ci indica la ministra. E il servizio civile universale sta dimostrando che oltre che un grande e straordinario strumento di cittadinanza attiva, è anche un importante strumento di educazione non formale. Questo ce lo indica anche l'Unione Europea, ne parleremo con la ministra e la commissaria europea il 24 marzo in occasione del lancio dell'anno europeo. E dobbiamo puntare moltissimo non solo sugli strumenti di educazione formale che vengono dalla scuola e dall'università, ma sul servizio civile come strumento di educazione non formale che aiuta i ragazzi a rafforzare le loro competenze e, come dire, a migliorare anche le loro abilità sociali e le loro soft skill. Proprio in quella presentazione del rapporto mi ha colpito un dato statistico, ministra, in cui si diceva che solo il 16% dei nostri ragazzi pensa nei prossimi anni di restare nella propria città, mentre il 51% pensa a un futuro non solo fuori dalla propria regione, ma anche fuori dall'Italia. Ecco, allora, in un momento in cui stiamo parlando di perdita di capitali, di perdita delle risorse, dell'energia, del petrolio, io penso che il più grande, diciamo, dispendio è quello che rischiamo di perdere il capitale umano. Allora, l'impegno del servizio civile va in una direzione contraria, cerca di investire sul capitale umano, e questa, secondo me, è la rotta per il futuro per uscire dalla crisi. Ma mi fermo, diciamo, a queste piccole riflessioni e darei subito la parola alla dottoressa Silvia Losco, che modererà insieme a Laura Massoli questo seminario, questo webinar, ci porterà proprio nel vivo delle esperienze che i ragazzi hanno vissuto in questi mesi. Grazie. Grazie al capo dipartimento, grazie alla ministra Dadone per l'introduzione, grazie a tutti i ragazzi presenti, ci conosciamo via chat, vi vedo nei progetti, ci sono molti enti di servizio civile, ringrazio anche loro per la loro presenza, che diciamo attiva e importante nella fase emergenziale. Il contributo che ho preparato, mi appoggio ad alcune slide, è volto soprattutto a mettere un attimino in luce quello che abbiamo diciamo messo in piedi proprio per gestire l'emergenza e garantire anche una continuità del servizio del servizio civile sul campo. Voglio condividere la risposta che il sistema del servizio civile ha effettivamente messo in campo nei giorni proprio più critici della pandemia, quelli della fase più acuta, quella dei momenti di lockdown, quelli dei momenti di difficoltà, diciamo, che hanno attraversato il nostro paese. Ecco, in risposta all'emergenza, nella fase più acuta è uscito fuori un grande senso di responsabilità, di consapevolezza, unita assolutamente a un desiderio, a una voglia concreta di dare supporto alla comunità tutta da parte degli enti di servizio civile. Quindi questi stimoli sono stati, si sono concretizzati proprio in un impegno di tutto il sistema, immediato direi, a supporto dei più fragili, a sostegno delle famiglie in difficoltà e anche a supporto di azioni educative nei confronti dei minori. Sono state proprio messe in atto numerose attività di contrasto e anche di mitigazione all'emergenza che diciamo hanno consentito di dare assolutamente continuità a tutto al sistema e all'attività dei nostri ragazzi. Velocemente il Dipartimento ha messo in atto un impianto proprio di regole anche per gestire con gli enti di servizio civile universale tutte diciamo l'impiego degli operatori volontari. Ecco, nel 2020 9 circolari con un impianto di regole importanti proprio per gestire sia la sicurezza proprio necessaria agli ambienti in cui operavano
i ragazzi, che proprio delle regole comportamentali per l'individuazione delle attività nel contempo sicure ed utili alla comunità, quindi 9 circolari nel 2020, 3 circolari nel 2021, un impianto di regole che tentava anche di essere assolutamente in linea con l'indirizzo del governo e quindi con i provvedimenti del governo che ricordava diciamo la ministra Dadone, sono stati molti, progressivi e che si attualmente sono ancora in corso, insomma, e hanno ancora delle evoluzioni. Ecco, i principi ispiratori di tutto questo impianto, diciamo importante impianto, sono stati sicuramente fornire massima flessibilità al nostro sistema, che come sapete è un sistema molto complesso e soprattutto fatto di procedure e di modalità operative da dare agli enti di servizio civile e per l'erogazione delle attività, per sostenere i progetti sul campo. Però nel contempo massima sicurezza proprio per i nostri ragazzi, per l'impiego degli operatori volontari e per la comunità tutta. E questo approccio, quindi, che si è fatto ispirare da questi due linee guida importanti, da questi due punti, questi driver importanti, ha consentito anche di dare proporzionalità agli interventi, quindi interventi mirati, molto localizzati sul territorio, proprio messi in atto vicini agli scenari emergenziali che si andavano configurando. Volendo fare un focus sui progetti, diciamo, noi abbiamo al 31 marzo 2020 attivato la sospensione generalizzata dei progetti, che coinvolgeva quasi tutti i progetti in campo e quasi tutti i ragazzi che nel 2020 avevano scelto di svolgere la propria attività di servizio civile. Progetti attivi, denominati attivi, praticamente sono quelli che non avrebbero avuto nessuna variazione. In realtà sono pochissimi quelli per i quali al 31 marzo 2020 possiamo dire di aver gestito una continuità. Noi abbiamo dovuto sospendere le attività e poi, diciamo, per alcuni abbiamo dovuto chiudere le attività. Ma quello che è importante capire è che anche nella fase più acuta di sospensione generalizzata dei progetti, che è quella che va soltanto dal 31 marzo 2020 al 16 aprile 2020, quindi stiamo parlando di 15 giorni effettivi, al di là del lockdown acuto, sono rimasti sempre in servizio circa 3.200 giovani. Il focus sui progetti, diciamo, ha visto attivissimo il Dipartimento e gli enti nel trovare le modalità di riattivazione, in altra proprio di rimodulazione del servizio civile. In particolare noi abbiamo studiato una modalità di insieme agli enti di servizio civile, una modalità di rilettura dei progetti, studiando delle attività sul campo, studiando attività che potevano essere svolte da remoto e studiando appunto un mix tra le due modalità di attività di servizio civile che potessero quindi consentire ai ragazzi di lavorare sia da casa che di andare proprio sul campo vicino alla comunità alle quali appartengono, alla quale era dedicato il proprio servizio. E gli enti si sono fatti assolutamente parte attiva, pienamente consapevoli di questa rimodulazione necessaria per i progetti, raccogliendo ovviamente il consenso da parte degli operatori volontari, che diciamo ovviamente era necessario per rimodulare le attività, e pianificando il nuovo coinvolgimento e anche recependo idee. Abbiamo raccolto moltissime testimonianze di ragazzi, purtroppo oggi magari non presenti, ma so che sono in voce come, diciamo, per testimoniare la loro voce, ma li vedo in chat, quindi li ringrazio da remoto. Alcuni ragazzi hanno proprio proposto, no, idee, diciamo, ecco, le biblioteche diciamo del Friuli, per esempio, del Friuli Venezia Giulia, che so che sono collegate, hanno distribuito libri, hanno letto favole anche con FaceTime. Insomma, ho raccolto dei racconti veramente entusiasmanti, insomma, sull'attività dei ragazzi, e molte delle loro cose
sono state proprio accolte, come recepite come idee, suggerimenti anche per altre situazioni di emergenza e per altre occasioni. Quindi tanta fantasia, tanta partecipazione e tanta consapevolezza del momento di crisi. Al 16 aprile 2020 l'80% dei volontari sono tornati in servizio sui progetti e di questi il 55% in modalità ordinaria, il 40% in modalità di svolgimento sul campo, quindi proprio diciamo in attività sul territorio di riferimento. Nell'anno, quindi dal 16 aprile 2020 fino al 15 febbraio 2021, noi abbiamo riattivato di fatto tutti i progetti, quindi su un totale del 100% di attività sul campo di servizio civile, quindi piena su tutti i progetti. Noi abbiamo ancora sul campo il 46% dei ragazzi, da remoto soltanto l'8%, quindi diciamo in situazioni molto molto critiche, e diciamo il 45% ha operato in modalità mista, quindi in parte da remoto, in parte proprio in presenza. La rimodulazione delle attività diciamo ha visto vari filoni, una rilettura dei progetti sulla base di vari filoni, il supporto chiaramente attraverso la raccolta di informazioni al sistema sanitario, il sostegno agli anziani, l'assistenza, il sostegno agli stranieri, ecco, li abbiamo riepilogati in questa tabella, li potete leggere, quindi gestione dei flussi presso luoghi accessibili, il presidio proprio sul territorio. Ho segnalato in rosso quelli che sono i filoni su cui c'è stata massima partecipazione, che è proprio il supporto ai comuni, ai centri operativi, e abbiamo anche la testimonianza dopo di una ragazza che ci aiuterà a capire cosa hanno fatto proprio fattivamente, un supporto attivo al sistema scolastico, anche questo molto interessante da remoto, e la realizzazione di progetti educativi, culturali, che sono stati praticamente ripensati alla luce delle nuove necessità adottate nell'emergenza, e chiaramente il welfare leggero, cioè assistenza alle persone più fragili, e quindi un supporto anche on site alle persone più fragili e bisognose d'aiuto in quel periodo. Vi do qualche dato per far capire un attimo come siamo andati. Quindi nei primi 4 mesi del 2020, quindi il periodo più negativo, diciamo, qui in questo andamento, ecco, noi al 1 marzo avevamo il 100% dei ragazzi in servizio, poi c'è stata una caduta, no? Progressiva a marzo, e il 31 marzo soltanto l'11% svolgeva, dei nostri ragazzi svolgeva servizio. Poi vedete che la curva cresce, il 16 aprile l'80%, per crescere ancora l'86%. Questa crescita è legata proprio alla capacità anche degli enti di servizio civile di stimolare i ragazzi e di rileggere le attività secondo quanto vi descrivevo nelle mie slide precedenti. Quindi arriviamo al 99,85% di partecipazione al 15 febbraio 2021. Quindi, e si stabilizza questo trend, si stabilizza quindi tutti il servizio civile è di fatto riattivato, pochissimi filoni, quelli proprio diciamo non riattivabili per motivazioni proprio oggettive, diciamo rimangono fuori. Quindi una grande capacità del sistema di adattarsi mese per mese. Vedete la cadenza e la crescita, diciamo progressiva, il trend di crescita nel periodo di riferimento. E la modalità di riattivazione dei progetti è stata varia. La modalità ordinaria vuol dire riprendere le attività che erano previste nel progetto e diciamo rileggerle in altro modo, anche eventualmente remotizzarla, ma molti dei progetti sono stati rimodulati, sono quelli in rosso, diciamo in questo grafico. Rimodulati significa proprio riletti alla luce della contingenza emergenziale. Gli elementi di forza del sistema su cui vorrei spendere una parola, sicuramente gli enti di servizio civile,
che hanno mostrato assoluta flessibilità e capacità di adattamento grazie alla lettura del contesto in cui si trovavano ad operare, quindi la vicinanza ovviamente al territorio, la capacità di attivarsi subito sui bisogni del territorio. Il ruolo della Consulta nazionale, nel 2020 un gruppo di lavoro della Consulta ha studiato regole con il Dipartimento, regole e modi per attivare e rimodulare i progetti, e ha consentito anche nel 2021 di ricondurre all'ordinarietà alcune delle misure straordinarie introdotte. Una stretta collaborazione del Dipartimento con le regioni e le province autonome, e questo soprattutto per la gestione proprio delle misure di sicurezza da introdurre, e la rappresentanza dei volontari che ha collaborato con gli enti proprio per riattivare in modo sostenibile tutti i progetti in campo, e poi la generosità dei nostri ragazzi, lo faceva presente la ministra Dadone in apertura, e quindi proseguire in sicurezza, quindi la loro anche consapevolezza del rischio e la loro gestione del momento emergenziale in maniera assolutamente consapevole, straordinaria e utile alla nostra collettività. Dico una nota dolente: molti dei ragazzi collegati erano coinvolti in progetti di servizio civile all'estero. È chiaro che la maggiore ripercussione nel periodo del Covid lo hanno avuto proprio i progetti all'estero, era di fatto inevitabile. Qui siamo andati in stretto raccordo operativo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma abbiamo oggi anche l'esperienza di una delle nostre ragazze che, seppur coinvolta in un progetto all'estero, ce lo ricorderai nel tuo intervento, ha rimodulato la propria attività e ha continuato il proprio servizio civile proprio in Italia, nella propria comunità, ce lo racconterà più tardi. Qui vi davo alcuni dati sui progetti all'estero, ma non ci perderei troppo tempo. In realtà sono 191 gli operatori volontari che poi sono rimasti in servizio attivo sui loro paesi di destinazione, ma la maggior parte, e alcuni di questi in Italia, su progetti rimodulati. Lo SCU è stato anche un veicolo per sostenere la campagna di vaccinazione, questo lo vogliamo ricordare perché chiaramente l'operazione di sensibilizzazione è stata importante, e quindi nel 2020, importante l'impegno di tutto il servizio civile proprio sul tema della vaccinazione. E anche la struttura di supporto commissariale per l'emergenza Covid si è proprio adoperata per garantire anche la somministrazione del vaccino anti-Covid ai nostri volontari del servizio civile. E questo è stato anche un passaggio delicato, importante, che ci ha visto tutti coinvolti in quel momento. Quindi la risposta del sistema è stata importante. Il sistema SCU ha dimostrato una grande resilienza, capacità proprio di resistere e di mutare in questo momento emergenziale. Due parole mi sento di riassumere in flessibilità, quindi capacità di reinterpretare i progetti, rendendoli anche stabili, seppur nel loro momento emergenziale, e poi il valore del contributo dei ragazzi che hanno dato una grande risposta all'emergenza e hanno garantito un supporto quotidiano alle comunità, anche con entusiasmo e determinazione. Alcune delle lezioni apprese sono attualmente proprio messe in campo, come ci ricordava il consigliere De Giorgio e la ministra Dadone, anche per la gestione dell'attuale momento emergenziale legato al conflitto in Ucraina. Sono la semplificazione sicuramente e la digitalizzazione, che sono due leve importanti di cambiamento che abbiamo messo in campo in questo anno, in questa seconda parte di riflessione sul contesto attuale, sull'emergenziale attuale.
Ecco, la circolare del 25 gennaio 2022 cerca di fissare la necessità di introdurre la anche una capacità di remotizzare alcuni tipi di attività, no? E quindi di servizio civile, e quindi contemplare l'attività da remoto anche per il servizio civile, un'attività diciamo delocalizzata. Da remoto vuol dire delocalizzata, quindi delocalizzata con strumenti anche più agili di interpretazione dell'attività, e quindi anche digitali ovviamente. E un'altra buona pratica, l'operatore locale di progetto, no? Questa figura che segue sempre gli operatori volontari. Ecco, è inutile dire che queste figure sono state importanti nel periodo emergenziale, anche nella fase acuta, sono, come dire, i tutor potenziali dei nostri ragazzi, quindi coloro che li seguono, e gli enti hanno avuto la necessità di sostituire, cambiare, modificare, scegliere altri profili. Ecco, da parte del Dipartimento e del sistema tutto c'è stato proprio un grossissimo impegno a rivedere l'impianto, che era chiaramente un impianto fatto di regole che a volte vincolavano questi cambi repentini, no? Anche di figure di riferimento, quindi procedure semplificate, nuove funzionalità digitali sul sistema, quindi sostituzione degli operatori locali di progetto, ripeto, anche molto più agili. E qui siamo attualmente davanti a una sistematizzazione di questo, è una gestione molto più organica delle richieste da parte degli OLP. E, ecco, tutto questo valore esperienziale è raccolto in questo volume che ci ricordava il consigliere De Giorgi, che tiene le fila dell'esperienza di tutti i ragazzi di servizio civile, e che magari tra breve, la cui esperienza tra breve magari sentiremo proprio dal vivo. Forse prima vale la pena, diciamo, dare un'occhiata più profonda al contesto in cui abbiamo operato, e quindi diciamo all'altro intervento, che in realtà mi rendo conto che doveva precedere il mio, da parte dell'Istituto di Superiori Sanità, diciamo l'intervento proprio descrittivo del contesto emergenziale in cui abbiamo operato. Mi fermerei qui per poi richiamare i ragazzi tra breve. Grazie, allora aspettiamo a vedere in video la dottoressa Riccardo. Perfetto, prego. Buongiorno a tutti, spero che riusciate a vedere le mie slide. Mi chiamo Flavia Riccardo, io sono un medico specialista in malattie infettive e un medico epidemiologo, quindi sono una delle persone che fanno parte della squadra all'Istituto Superiore di Sanità a Roma, che lavora alla raccolta dei dati di sorveglianza per SARS-CoV-2, che è il virus che causa poi il Covid-19. Quindi per l'analisi e poi per restituzione di tutta una serie di report e di informazioni che potete trovare online. E, sono qui oggi ed è un enorme piacere per me, ringrazio tutti gli organizzatori per l'invito, per raccontarvi un po' dal mio osservatorio quello che poteva essere questa epidemia. Quindi in questa giornata così particolare vi racconterò un po' il contesto e anche cosa è successo in Italia dall'inizio di questa epidemia ad oggi. E lo faccio prima però dando una visione un pochino più ampia, perché quello che è successo in Italia in realtà è successo in tutti i paesi del mondo, è stato un evento epocale di cui sono pochissime le persone ad avere memoria. L'ultima volta che si era verificata una pandemia di queste entità, parliamo di più di 100 anni fa. E quindi per molti versi si è parlato non solo di una pandemia, ma di una sindemia, di qualcosa che metteva in crisi diversi sistemi, una crisi che è iniziata da una pandemia, iniziata da un problema sanitario e poi a cascata ha interessato tutti gli aspetti della società. E in Italia, l'Italia è stata uno dei paesi colpiti per primi e duramente da questa epidemia, con al 16 di marzo, quindi 2 giorni fa, 13,4 milioni di casi confermati di infezione, quindi confermati in laboratorio, oltre 550.000 casi
di persone che sono andate in ospedale, di cui oltre il 12% in terapia intensiva, e contiamo purtroppo oltre 155.000 persone che sono decedute per cause direttamente legate a Covid-19, con un numero di decessi sul totale dei casi che sono stati riportati nella sorveglianza epidemiologica pare all'1,2%, e questa noi la chiamiamo la letalità. Siamo stati anche il primo paese occidentale ad aver documentato la diffusione locale di questo virus. Fino a quel momento, fino all'inizio di, cioè il 20 febbraio del 2020, casi in Europa ce n'erano stati, ma erano stati tutti casi molto localizzati, associati a persone che venivano da paesi colpiti dall'epidemia in Oriente. L'Italia ha dovuto affrontare per prima, in un contesto occidentale, questa epidemia. E oggi è una giornata molto particolare, una giornata in cui ricordiamo le vittime del coronavirus, ma ricordiamo, come ci dice il nostro presidente, l'ha detto oggi, ha riportato nei suoi giornali, tutte le persone come voi che hanno contribuito a salvaguardare la salute collettiva e quindi costituito il caposaldo che ha permesso al paese di rispondere all'epidemia. E quindi oggi con voi io cercherò di ripercorrere la storia di questa epidemia guardandola attraverso i dati e come questi dati hanno influenzato le decisioni che sono state prese e come questi dati sono stati usati anche per valutare la bontà delle azioni prese. E lo faccio quindi all'inizio guardando a questa epidemia con come è iniziata. Vediamo all'inizio cosa è successo. Questo che noi vediamo è un quelle che noi chiamiamo delle curve epidemiche, in cui sono rappresentati in due modi diversi gli stessi casi che si sono verificati, diciamo, tra febbraio e marzo del 2020. Vediamo in scuro i casi di infezione confermata da virus SARS-CoV-2 per data di diagnosi, cioè quando hanno fatto il prelievo e hanno potuto fare poi una conferma di laboratorio, e in grigio chiaro quando le stesse persone hanno riportato all'inizio dei sintomi. E la prima cosa che vediamo è che la curva più chiara inizia prima, quindi a un certo punto noi abbiamo cominciato a identificare persone che avevano l'infezione confermata che in realtà erano state male da diverse settimane. Per questo noi pensiamo che c'è stato un momento in cui verosimilmente non era presente o comunque non è mai stata documentata la presenza dell'infezione trasmessa in Italia, un periodo in cui circolava il virus nel nostro paese ma non lo sapevamo e un periodo in cui è stato individuato. E in tutti questi periodi in realtà erano presenti dei sistemi di sorveglianza che sono cambiati man mano che sono cambiate le informazioni sul virus, perché all'inizio si sapeva pochissimo, questo era un virus nuovo, un coronavirus, quindi fa parte di una grande famiglia di virus di cui fanno parte anche i raffreddori comuni. E si pensava, essendo questo molto simile al virus SARS che aveva causato delle malattie molto gravi alcuni anni fa, che si presentasse prevalentemente con forme di polmonite molto grave. E quindi all'inizio si cercava questo. Poi, quando è stato visto il primo caso di infezione confermata localmente, il sistema di sorveglianza è cambiato e sono stati documentati tutti quei casi, a prescindere dalla presentazione clinica, per cui fosse confermata l'infezione con il virus. In Italia è stata nominata per la prima volta la task force da parte del Ministero della Salute il 22 di gennaio del 2020. Sono state prese delle misure per limitare i voli, in particolare dalla Cina. Il 31 di gennaio l'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria e il 20 di febbraio è stato individuato appunto il primo caso di trasmissione locale da virus SARS-CoV-2. In seguito a questo in realtà sono state prese una serie di decisioni molto ravvicinate nel tempo. Ricorderete le prime zone rosse dal 23 di febbraio, le prime misure nazionali, compresa la chiusura delle scuole, avvenuta il 4 di marzo, per poi l'11 marzo arrivare a quello che noi abbiamo chiamato il lockdown, che in realtà poi si è protratto per 3 mesi con delle misure sempre più restrittive, si sono susseguite nel tempo.
Cosa sapevamo a livello globale in quel momento? Beh, il 20-21 gennaio c'è stata la missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Wuhan, che ha suggerito per la prima volta che questo virus si potesse trasmettere tra le persone, perché fino a quel momento si pensava che potesse essere un po' come le influenze aviarie, cioè un virus sostanzialmente che si trasmette agli animali, si pensava all'origine in un mercato in cui c'erano animali vivi, e che l'uomo potesse essere in qualche modo un ospite occasionale, cioè che l'infezione all'uomo fosse una cosa molto rara e che l'uomo comunque non potesse trasmetterlo ad altre persone. E nella valutazione del rischio del Centro Europeo delle Malattie Infettive degli stessi giorni veniva valutato un rischio basso di trasmissione in Europa di questo nuovo virus. Il 23 di gennaio si riunisce per la prima volta un comitato internazionale di una cosa che si chiama il Regolamento Sanitario Internazionale, che è un regolamento che ci permette di definire quando ci sono le emergenze di sanità pubblica internazionale, quando succede qualcosa di talmente grave di poter costituire un'emergenza internazionale. E si sono riuniti il 23 gennaio e non dichiararono un'emergenza in quell'occasione perché non c'erano abbastanza informazioni. L'hanno dichiarata solamente il 30 di gennaio, quindi il giorno prima che l'Italia ha dichiarato la sua emergenza nazionale. La sorveglianza di altre malattie, come ad esempio l'influenza, non ci stava dando informazioni particolari. Vedete, la linea rossa rappresenta l'anno 2020-2021, la stagione 2020-2021, il blu era la stagione 2019-2020. Non c'era niente di particolare nel numero di sindromi simili influenzali che venivano identificate. E quindi quando è arrivato Covid in Italia è arrivato come uno shock, cioè non ci aspettavamo di avere una trasmissione locale che poi in poco tempo ci siamo accorti essere diffusa sul territorio. Non avevamo trovato il primo caso, c'erano tante persone che hanno un'infezione e i sistemi sanitari, i servizi, in particolare gli ospedali, le terapie intensive nelle zone da cui magari provenite, ricorderete, sono stati colpiti duramente da subito, è stato un impatto incredibile. A quel punto la strategia che è stata adottata dall'Italia, ma in realtà in tanti altri paesi, è stata sintetizzata da questo giornalista come il martello e la danza. Cioè in quel momento c'erano tre possibilità: non fare niente, e si discuteva di questo, anche della possibilità di lasciar correre questo virus, però a quel punto quando si è cominciato a vedere quante persone morivano, avevano forme molto gravi di infezione, ti si è reso conto che far correre questo virus avrebbe avuto un impatto terribile. Provare con delle misure blande, ridurlo un pochino, oppure adottare delle misure molto molto forti per interrompere il più possibile la circolazione di questo virus e quindi i casi più gravi e i decessi. E il lockdown in Italia è stato il martello, è stato il momento in cui sono state adottate le misure più stringenti in assoluto. Dopodiché sono state adottate invece delle misure che hanno cercato di bilanciare le restrizioni sulla base poi della situazione epidemica in ciascuna regione. Quindi in un certo senso è quello che poi viene chiamata la danza, cioè cercare di mantenere la trasmissione, che qui viene descritta come R, al di sotto di uno, quindi in situazione in cui il numero di case non aumenta, in modo tale da mantenerlo ad un livello che non metta in crisi i servizi sanitari, perché poi il problema è che se non ci sono posti letto, non ci sono non solo per pazienti che hanno l'infezione da SARS-CoV-2, il Covid-19 come malattia, ma poi non ci sono anche per le persone che hanno tutta una serie di altri problemi, non ci sono posti letto per le persone che hanno incidenti stradali, infarti del miocardio o altre malattie. E quindi per questo motivo, nonostante questi sono i dati del primo mese dell'epidemia, come vedete il numero di casi era particolarmente concentrato nelle regioni del nord dell'Italia, si è deciso di andare verso una chiusura di tutto il paese. Chiusura di tutto il paese che noi abbiamo analizzato retrospettivamente, abbiamo visto l'impatto che ha avuto sulla trasmissione. E quello che si è visto è che il lockdown nell'arco di 2 settimane ha portato la trasmissione sotto livelli epidemici in praticamente tutto il paese.
Poi il numero di casi ci ha messo tempo a scendere, in particolare nelle parti d'Italia che avevano la casistica più alta, chiaramente la discesa è stata più lenta, però c'è stata un'inversione di tendenza a partire dalle prime due settimane di lockdown. E in base a quello che abbiamo potuto vedere, questo ha risparmiato e dato tempo all'Italia a prepararsi a gestire poi quella che sarebbe stata un'epidemia lunghissima, ancora non ne siamo usciti. Una cosa che a me ha colpito personalmente era questo studio che non abbiamo fatto, né uno studio fatto da sociologi, che sono andati a vedere l'accettabilità di queste misure a livello europeo. L'hanno fatto ad aprile, nelle prime due settimane di aprile, quindi l'Italia era ormai in lockdown da mesi, e hanno visto che l'Italia rispetto ad altri paesi europei tendeva ad avere un livello di accettazione, un livello anche di accordo sulle misure prese pari o addirittura superiore a quella degli altri paesi europei. In particolare, vedete, più è scura l'Italia, più è alto il livello di accordo con tutta una serie di misure, e che in particolare appunto gli italiani erano sostanzialmente favorevoli. Questo proprio per darvi l'idea, ricordarci tutti quanti quanto era preoccupante, spaventoso e aveva l'impatto così elevato di questa primissima ondata. Però chiaramente le misure hanno avuto degli effetti collaterali molto pesanti, di cui sicuramente parleremo oggi. L'Italia insieme alla Spagna è stata il paese più colpito dal punto di vista del danno economico, quindi dell'impatto sul nostro PIL. Ma non solo, l'impatto sulla salute mentale è stato importante, l'impatto sulla scuola, l'impatto su problemi specifici, pensiamo alla violenza domestica, l'impatto sul, diciamo, anche il benessere delle famiglie, economico e sociale, la perdita di lavoro, cioè sono stati tutta una serie di fattori estremamente negativi associati al lockdown, che ha funzionato nella gestione dell'epidemia, ma si è portato dietro molti problemi. A questo punto quindi siamo arrivati all'inizio di maggio in cui cominciano le riaperture, cominciano in maniera graduale, sono avvenute in tre fasi, a distanza di due settimane l'una dall'altra, questo perché l'incubazione del virus massima in quella variante in particolare che girava era stimata a 14 giorni, quindi erano legati alle caratteristiche del virus. E in seguito alla riapertura si sono posti il problema di come andare a monitorare l'evoluzione successiva dell'epidemia per capire quando sarebbe stato necessario adottare di nuovo delle misure e come. E quindi è stato messo in piedi in questa fase che abbiamo chiamato quindi di transizione, dopo questa fase acuta epidemica che si era realizzata, una fase di transizione in cui il virus ha circolato molto meno, i servizi sanitari non erano sovraccarichi e si è andato verso la prima estate. E è stato quindi messo su un sistema di monitoraggio e valutazione settimanale del rischio epidemico. Questo per capire regione per regione quale poteva essere il rischio di un peggioramento dell'epidemia importante. E questo si basa su, sono 21 indicatori, di cui 16 obbligatori, che vanno a vedere la probabilità di diffusione, quindi se aumentano i casi, se ci sono più focolai, se aumenta la trasmissione o se ci sono dichiarazioni da parte delle regioni di una situazione in peggioramento, l'impatto, cioè quanto, se ci sono, c'è un'occupazione dei posti letto per pazienti Covid al di sopra di certe soglie o se vediamo delle epidemie in popolazioni particolarmente vulnerabili, pensiamo agli ospedali, pensiamo alle lungodegenze o alle case di riposo, e poi la resilienza, un nome che è stato già menzionato oggi, cioè elementi che ci fanno capire che c'è una sofferenza nella capacità del sistema di tenere rispetto all'aumento di casi che si sta verificando. E qui in particolare pensiamo ai servizi locali, al contact tracing, quindi la ricerca dei contatti, la capacità di realizzare i test, quindi andare a fare gli accertamenti diagnostici, avere abbastanza risorse umane, ad esempio. Tutte queste cose in generale sono importanti perché in questo tipo di epidemia, per come è fatto il virus, vediamo dei segnali di allerta dei servizi territoriali molto prima rispetto al segnale di allerta che ti arriva dall'ospedale o dalla terapia intensiva, perché la persona purtroppo che svilupperà una malattia grave non la sviluppa subito
ha bisogno di alcune settimane in cui la malattia progredisce e peggiora. E quindi l'informazione che noi possiamo trarre dal territorio arriva molto prima e ci permette di dare un'allerta più precoce. E questo che voi vedete, questa specie di rettangolone, sono ciascuna riga è una regione. E il colore rappresenta il livello di rischio, che era verde quando era basso, giallo quando è moderato, giallo ocra quando era un moderato, però con già dei segnali di peggioramento tale che ti faceva pensare che sarebbe diventato alto a breve, e poi rosso alto, rosso scura quando c'era un fallimento del sistema e non avevamo abbastanza dati per poter dare una lettura del rischio. Il sistema inizia a lavorare la settimana del 4 di maggio 2020, a luglio comincia ad essere documentato un aumento dei casi in alcune regioni che poi si concretizzerà al 28 di settembre, 4 ottobre, in quella settimana come un passaggio di fase epidemica e poi un'accelerazione. Quindi tutto sommato il sistema ci ha permesso di tracciare l'evoluzione della fase di transizione fino alla seconda fase acuta che si è verificata appunto nell'ottobre 2020. E una cosa che noi abbiamo imparato, quindi, è che questo sistema ci ha permesso di tenere un monitoraggio dell'epidemia, nonostante il fatto che durante un'epidemia tipicamente i dati risentono dell'epidemia stessa, quindi più è importante l'emergenza, più è difficile avere dei dati dettagliati. Pensate anche soltanto allo sforzo enorme che è stato fatto dalle ASL, dalle regioni, per raccogliere dati su così tanti casi in così poco tempo. E questo poi ha portato appunto a un documento strategico che metteva insieme il rischio con la trasmissione, quindi questo RT che avrete sentito nominare, e poi infine a novembre ha fatto sì che il governo decidesse di istituire le zone. Zone che inizialmente erano basate su due parametri, che erano il rischio appunto e l'RT, quanto velocemente avveniva questa trasmissione del virus. E l'impatto di queste misure è stato studiato. Quello che è stato visto è che le misure erano efficaci per portare l'epidemia sotto la soglia di espansione, questa famosa soglia epidemica di RT uguale 1, al di sotto dei quali i casi cominciano a diminuire. E la zona gialla partiva in genere quando la situazione non era così tanto grave, quindi le misure erano un po' più leggere ed era sufficiente a portare l'epidemia almeno a livelli di soglia, quindi comunque di non espandersi ulteriormente. Le zone arancioni e rosse avevano delle misure più importanti e riuscivano poi a far cadere anche da livelli più alti la trasmissione ben al di sotto della soglia epidemica. E l'altra cosa che si è visto è che con le varie zone diminuivano anche, rispetto a quello che ci si sarebbe atteso sulla base dell'andamento, il numero di ospedalizzazioni. Sempre maggiore più era diciamo importante il livello di restrizione che veniva indotto. E l'altra cosa che è stata vista è che nonostante ci fossero le zone rosse, molti di noi ci siamo trovati in zona rossa, la zona rossa non era così importante come livello di restrizione, di chiusura, quanto il lockdown originario. E quindi anche di conseguenza l'impatto negativi di queste misure sono stati più lievi, anche perché non si sono verificate in modo sincrono in tutto il paese. Quindi questa è la situazione ad oggi. Vediamo ora che siamo nella terza fase acuta. Nel frattempo abbiamo vissuto il primo lockdown con le riaperture, abbiamo vissuto le zone di colore e come queste sono evolute nel tempo, quindi nel Natale 2020 sono diventate più restringenti, cioè, ricorderete, le misure sono diventate maggiori sotto Natale, e poi da maggio-luglio del 2021 sono cambiate, per cui adesso non si usa più il rischio, non si usa più la trasmissibilità, si usano prevalentemente le occupazioni dei posti letto. E vedete che in realtà il numero di casi è aumentato tantissimo rispetto alla prima ondata che ci ricordiamo così terribile all'inizio. Cos'è cambiato? Siamo cambiati noi, perché c'è stata la vaccinazione, quindi la nostra risposta al virus è cambiata e questo ci ha permesso di alleggerire progressivamente le misure nonostante la presenza di casi di infezione. Questo perché quello che è cambiato è la probabilità di avere una malattia grave che ha bisogno di ricovero, che ha bisogno di decesso, molto di più che la probabilità poi di avere l'infezione.
solo è cambiato con noi anche il virus, quindi abbiamo avuto la variante alfa, poi la variante delta, adesso abbiamo la variante omicron, che è diventato sempre più trasmissibile, quindi riesce a trasmettersi sempre di più, però per fortuna la nostra situazione immunitaria, un po' acquisita dal vaccino, un po' acquisita dal fatto che molti di noi hanno avuto già l'infezione, ci permette di affrontare questo virus meglio. E questo lo vediamo anche nel livello di rischio. Ciascuna linea che vedete è una regione, il colore rappresenta il rischio nel tempo, e vedete che nella seconda ondata, quindi qui l'abbiamo monitorata con il rischio, nonostante il numero di casi fosse più piccolo, molte più regioni sono andate a rischio alto, che è quello in rosso, rispetto alla terza ondata che abbiamo vissuto recentemente. Un'altra cosa che noterete è che è molto più alto il livello delle barre nere rispetto a quelle grigie, cioè il numero di persone che non hanno sviluppato sintomi perché hanno avuto l'infezione documentata in laboratorio ma non hanno avuto sintomi, sono stati asintomatici, è molto maggiore, proprio a riprova di quello che vi dicevo, che il nostro modo di rispondere all'infezione è cambiato. E questo lo vediamo anche se distinguiamo la probabilità dall'impatto. In alto vediamo gli indicatori di probabilità, vedete come con la prima linea tratteggiata inizia la vaccinazione, con la seconda linea tratteggiata la popolazione arriva al 50% di copertura vaccinale, però vedete la probabilità, indicatori di aumento dei casi, indicatori di aumento di trasmissione, di focolai, aumenta nel tempo, sia prima che dopo. Quello che cambia invece è quello che vediamo sotto, cioè vediamo che gli indicatori di sovraccarico degli ospedali, che vedete lì in rosso, si interrompono bruscamente a partire dal mese di maggio del 2021, proprio quando la popolazione iniziava ad avere una copertura ragguardevole. E poi questo è stato anche documentato con i dati, se volete poi posso anche darvi i link se volete leggere, sulle morti evitate ma anche le ospedalizzazioni evitate grazie alla vaccinazione. Questo è uno studio che prende in considerazione il periodo gennaio-settembre in Italia nella popolazione sopra i 12 anni e vediamo che il numero di morti evitati va da 13.500 a 48.000 come stima. E questo va in linea anche con analoghi articoli che sono usciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello europeo, che portano stime simili, anche se hanno guardato una popolazione solamente di persone di anni 60 o maggiori. Quindi in conclusione, la pandemia è un evento globale, sindemico e ancora in corso. E spero di avervi fatto vedere alcuni esempi di come i dati sono stati utili per prendere decisioni tempestive da una settimana all'altra in un contesto che cambia continuamente, perché cambia il virus, cambiamo noi, cambia la stagione, cambia quindi anche l'epidemia. Ma sono anche stati utili per guardarsi indietro, cercare di capire l'impatto che hanno avuto sia le misure di chiusura che abbiamo vissuto, sia quelle farmacologiche, come esempio i vaccini. Quindi io vi ringrazio tantissimo e sono disponibile se avete domande. Perfetto, grazie molte dottoressa Riccardo. Allora adesso darei il via quindi alla tavola rotonda con i ragazzi del Servizio Civile Digitale. Chiedo alla dottoressa Losco di comparire in video e in audio e anche ai ragazzi possono attivare le loro webcam e il loro microfono. Prego dottoressa Losco. Grazie. Ecco i nostri ragazzi, i ragazzi che in questo periodo che ci ha descritto nell'intervento precedente la collega dell'Istituto Superiore di Sanità, effettivamente si sono adoperati, prodigati per rileggere le attività dei loro progetti, diciamo, insieme agli enti di servizio civile che chiaramente coordinavano i progetti proprio sul territorio. Ve li presento: Alessandra, Valerie, Carlotta e Anna, quindi benvenuti in questa piccola tavola rotonda. Ci prendiamo un po' di tempo per noi in modo tale che ci raccontate, diciamo, quello che avete fatto in questo periodo. Io prima di passare la parola alla prima, Alessandra Di Stefano, volevo ringraziare un attimo tutti gli attori che si sono iper adoperati in questo momento, diciamo, di pandemia, in questo anno di pandemia. Prima di tutto i colleghi del dipartimento, tutti i colleghi, eravamo tutti persone in quel periodo e che hanno messo in campo con i timori, con le incertezze legate al contesto, ecco, tutti con grande
determinazione, anche coraggio e passione hanno lavorato proprio per mettere in condizione il servizio civile di operare. Quindi i colleghi del Dipartimento, tutti gli enti di servizio civile, ma anche le regioni che hanno collaborato ovviamente al sistema, gli operatori volontari in campo e i membri della consulta, ecco, tutti attori importanti che hanno immediatamente garantito continuità al sistema con un'attività che vi facevamo vedere si è concretizzata in meno di un mese, quindi in meno di un mese il servizio civile si è riletto. Adesso vediamo come Alessandra Di Stefano dell'associazione Utreia Pedara, tu facevi il servizio civile con Utreia Pedara in quel periodo, ci vuoi raccontare di che cosa ti sei occupata in quel periodo? Ciao Alessandra. Prego. Buongiorno a tutti, grazie. Appunto, io sono Alessandra, ho fatto servizio civile per l'ente Utreia Pedara e ho iniziato il mio servizio civile a gennaio 2020, quando ancora il virus era un qualcosa di lontano che si stava sviluppando in Cina e di cui noi eravamo ignari, sconosciuto. Il 9 marzo, con l'inizio del lockdown, è cambiato tutto. Sono arrivate delle novità inaspettate e a noi è stata data la possibilità di sospendere il nostro progetto e riprendere più avanti, non si sapeva quando. Noi un po' follemente abbiamo deciso di continuare, ignari e incerti di quello che sarebbe successo, e abbiamo cercato di rimodulare il progetto e di trovare delle attività da poter svolgere per aiutare la popolazione. È nato così il servizio di pronto spese e pronto farmaco, che abbiamo svolto in collaborazione con il COC e con la Misericordia, per appunto fornire alle persone, ai soggetti fragili o comunque alle persone che non potevano spostarsi da casa, sia gli alimenti sia i farmaci. Nasce questo servizio di cui appunto, diciamo, la prima chiave è stata l'incertezza, perché non sapevamo se poteva essere utile, se poteva aiutare, e invece si è rivelato qualcosa di, direi, grandioso. Abbiamo riscosso molto successo e soprattutto le persone erano grate per quello che stavamo facendo. E abbiamo deciso anche di condividere le nostre attività giorno per giorno sul nostro profilo Facebook. Ogni giorno appunto pubblicavamo un report con le nostre attività per rendere vicina la popolazione e per creare uno scambio, per capire anche cosa la popolazione, di cosa la popolazione avesse bisogno. Abbiamo anche creato un logo che abbiamo condiviso e che è stato anche proiettato poco fa. E il logo "Noi restiamo con voi" e ovviamente ha determinato una crescita sia professionale in noi, in quanto abbiamo per la prima volta avuto a che fare con delle regole anche rigide, cui violazione poteva determinare un rischio per noi e per le persone vicine, e inoltre ci ha permesso di crescere umanamente e ci ha permesso di stare a contatto con persone deboli in un momento di fragilità che ha coinvolto tutti. Ad oggi sono rimasta come volontaria presso la mia associazione, presso il Utreia Pedara, e ho intrapreso anche un percorso come OLP dei progetti attualmente in servizio, diciamo. E niente, ringrazio per l'invito e passo la parola di nuovo. Grazie Alessandra, tu hai lavorato quindi, il COC è il centro operativo comunale di Pedara, quindi diciamo un'attività di assistenza proprio col centro operativo. Io vorrei sentire anche un altro di voi, un'altra persona, quindi che è un'altra ragazza, oggi tutte ragazze, Valérie Braghin. Anche Valérie, ci sei Valérie? Sì, ci sono, buongiorno. Ti vediamo, eccoti, ciao, buongiorno. Tu di che cosa ti sei occupata? Dunque, la tua attività era con cooperative in quel periodo, se ho capito bene. Prego. Con il filo da tessere. Il tuo progetto iniziale, esattamente. Io ho svolto il mio servizio civile in protezione civile nel comune di Biella, e quindi un ufficio comunale, però solo di protezione civile. E ho iniziato a gennaio 2020 anch'io e già conoscevo questo mondo perché i miei genitori sono stati volontari, hanno preso parte a molte emergenze, tra cui quelle in Abruzzo,
Poi nel mio paese ci sono molte associazioni di volontariato come gli AIB, piuttosto che la Protezione Civile, anche gli Alpini, quelle cose lì. E sin da piccola ho sempre visto queste persone come fonte di ispirazione per la vita in generale, perché vedevo sempre che avevano tutti una gran voglia di mettersi in gioco per gli altri, ecco. E appena ho visto questa opportunità l'ho presa subito. E a marzo è iniziata l'emergenza e quindi il mio lavoro non è stato più uguale all'inizio, nel senso che abbiamo dovuto, in collaborazione con gli assistenti sociali, poi varie organizzazioni, abbiamo dato vita a queste iniziative, come per esempio la spesa, i farmaci a domicilio, piuttosto che andare dai dottori per le visite dei pazienti o per le ricette dei pazienti. Abbiamo svolto insieme alla Croce Rossa un'assistenza per le persone non autosufficienti per i pasti a domicilio, quindi andavamo a portare i pasti a chi non poteva né cucinare né uscire né avere un appoggio da parenti o comunque amici. E diciamo che le giornate erano piene di impegni per il quale risultava molto faticoso andare avanti, però comunque grazie a tutti, comunque soprattutto ai volontari di Protezione Civile, siamo riusciti a dare vita a questa iniziativa bellissima per la comunità. Tutti i giorni c'erano più di 50 chiamate di persone differenti con esigenze differenti, ma erano tutte legate dal bisogno, non solo per forza il bisogno materiale, quindi della spesa, dei farmaci, ma anche il bisogno di ascoltare delle persone che erano lì per loro e per il quale si potevano rassicurare con noi per tutte le cose che gli stavano capitando, ovviamente. I servizi erano rivolti a tutti, in particolare le persone anziane, sole, famiglie in difficoltà, qualsiasi tipologia di persona poteva chiamare noi e noi in qualche modo lo aiutavamo, anche se comunque non era una nostra competenza, noi cercavamo di aiutare tutti. E non so, è stata un'esperienza davvero molto bella e direi che il mio primo approccio con la Protezione Civile è stata un'emozione davvero fantastica, perché essere catapultata in questo mondo di emergenza sin dall'inizio mi ha dato proprio una spinta per capire che il mio futuro potrebbe essere legato comunque alla solidarietà, e tuttora sono volontaria della Protezione Civile del mio comune e sto svolgendo il mio secondo anno di servizio civile con la Garanzia Giovani, sempre in Protezione Civile, e anche quest'anno sto cercando di attuare comunque dei servizi legati all'assistenza per le persone, ecco. E direi che è 2 anni che faccio questo e davvero sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo intrapreso e che siamo riusciti a portare a termine. Grazie a tutti. Grazie a te, Valeria, veramente grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Anche perché voi 4, ma insieme agli altri, siete tra i primi, cioè tra i primi 3.000, cioè tra i ragazzi che non si sono mai fermati, quindi sono i primi ragazzi che hanno subito rimodulato le proprie attività con i loro enti, e quindi voi di fatto avete da subito fatto attività di supporto alle vostre comunità senza nessuna interruzione. Vedo che annuisce Valeria, anche Alessandra, anche gli altri ragazzi, quindi sono tra i primi praticamente. Allora, adesso un altro riferimento di un'altra testimonianza che poi è sempre descritto è quella di Anna Marchetti. Anna, ci sei? Eccoti, ti vedo. Raccontaci la tua esperienza. Dunque, tu, la tua organizzazione è Papa Giovanni XXIII, quindi dal tuo progetto iniziale all'esperienza nel Covid. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Anna, ho 27 anni. Attualmente vivo in un centro di accoglienza straordinaria per migranti con la mia famiglia, con mio marito e i miei 2 bimbi che hanno 15 mesi e meno di un mese. È nata da poco. Quando in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza, ero pronta a partire
per la Bolivia, appunto all'estero, in servizio civile con l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Sarebbe venuto anche mio marito, doveva essere un po' il nostro viaggio di nozze in realtà, lui come volontario e io appunto in servizio civile. Dopo 4 giorni dall'inizio della formazione, a fine febbraio, siamo stati costretti insomma a rientrare presso il domicilio e dai, i sentimenti principali erano un po' la frustrazione, anche l'incertezza rispetto a, ecco, al nostro futuro e all'eventuale partenza, ma soprattutto, credo un po' come tanti altri ragazzi, il senso di inutilità. Avevamo scelto di fare il servizio civile un po' per metterci un anno a servizio degli altri, invece eravamo tutti rinchiusi in casa in un momento in cui il paese aveva indubbiamente molto bisogno. E qua mi sembra un po' che calzi a pennello, no? Che calzino a pennello i 2 principi del servizio civile, che sono la cittadinanza attiva e la difesa civile della patria non armata e non violenta, in una situazione di emergenza come ecco, si era creata. Da qui ci è venuta l'idea di contattare l'associazione ugualmente per chiedere se avevano qualche esigenza, qualche bisogno insomma in cui poter essere utili. E proprio in quei giorni, era metà marzo, stavano aprendo il primo hotel Covid a Cattolica in provincia di Rimini su richiesta della prefettura. E l'hotel Covid avrebbe accolto appunto persone dimesse dall'ospedale impossibilitate a svolgere il periodo di isolamento domiciliare. E noi abbiamo insomma consentito, abbiamo detto il nostro sì, ecco. E quindi inizialmente questo percorso è partito per una scelta, cioè per una richiesta che abbiamo fatto all'associazione in modo autonomo. E dopo qualche settimana è arrivata la bella notizia dal dipartimento che dava la possibilità appunto di rimodulare nei vari progetti. E quindi quel servizio che stavamo già svolgendo è diventato a tutti gli effetti servizio civile nel mio caso e ha dato un valore aggiunto sicuramente a quello che stavamo facendo. A gestire l'albergo eravamo con altri 5 ragazzi e non nascondo che inizialmente la paura era molta. Dal canto nostro era soprattutto legata un po' alla novità della gestione di una struttura così grande e nuova e poi per il virus che si conosceva niente o poco. E non immagino la paura che invece avevano gli ospiti che arrivavano da noi, nel senso che avevano rischiato in prima persona la loro pelle in ospedale e poi avevano vissuto tutta quella situazione drammatica degli ospedali senza aver visite con tutto il personale bardato, eccetera, che sicuramente li aveva messi a dura prova. E da noi erano comunque chiusi in camera da soli in isolamento e noi facevamo di tutto per non farli sentire soli, quindi col contatto telefonico quotidiano per dire che era arrivato il pasto piuttosto che la biancheria pulita, ma portandogli il caffè o una chiacchiera al balcone, ogni tanto portavamo qualche merenda dolce o compravamo le riviste che chiedevano, ecco. E dal punto di vista organizzativo i ragazzi che c'erano si occupavano della parte pratica. Io invece seguivo la parte d'ufficio, quindi in contatto con l'ASL, scrivevo i report quotidiani, e mi occupavo degli ordini, dei pasti, della biancheria e la parte più bella era proprio il contatto telefonico con le persone, perché dava proprio modo di costruire anche delle belle relazioni, oltre a far sentire la nostra vicinanza. E la parte più difficile credo sia stata l'autoisolamento. Io oltre alle ore di servizio civile, comunque alla fine abbiamo scelto di vivere in albergo, quindi vivevamo 24 ore su 24 lì, eravamo sempre operativi, insomma, per qualsiasi necessità. Usciva una persona al giorno per qualche commissione e per il resto eravamo lì dentro un po' per proteggerci dal contagio e evitare di mettere a repentaglio la salute nostra e di tutti, ma anche la vita del progetto stesso. Perché nel momento in cui anche solo uno di noi si fosse positivizzato, avremmo messo in serio pericolo tutto il progetto in sé. E la parte più bella sicuramente sono state le relazioni che abbiamo instaurato con gli ospiti. Mi vengono semplicemente da Ivan, questo signore di 60 anni, che il giorno dopo essere tornato a casa, dopo 20 giorni da noi più i giorni del ricovero,
il giorno dopo ci chiama e ci dice: ma ragazzi, ma non mi chiamate per la colazione? E io: ma sei a casa tua, che colazione? E gli ho detto: no, dai, mi mancate, mi mancano tutte le vostre chiamate. E poi lui è venuto spessissimo a trovarci in bici con la moglie, facevano sempre i giri. Poi un'altra ragazza che ha portato un dolce, diversi giorni dopo essere uscita da noi, ha portato un dolce e fa: questo è per tutti gli ospiti, perché mi rendevo conto quando ero in isolamento che avevo voglia di qualcosa di più dolce, e quindi ho pensato di fare cose gradite, insomma, per addolcire un po' anche il loro isolamento, sperando che finisca. Un momento un po' ironico è stato quando c'è stato un focolaio in una comunità peruviana, quindi io sarei dovuta partire per il Sud America, invece il Sud America è venuto lì da noi e mi sono ritrovata a parlare spagnolo, dai, al telefono con queste famiglie. Poi c'erano i bimbi, gli davamo sempre dei cruciverba, della linguistica per bambini in spagnolo e qualche gioco per aiutarli un po', dai, nell'isolamento. E di tutto questo mi porto a casa un po' la gratuità del servizio, l'idea, dai, di non star lì a guardare l'orologio, ma di far del mio tempo un dono per gli altri, non nell'ottica del lavoro, ma proprio nell'ottica della gratuità. E poi sono convinta che il servizio civile continui nella vita. La nostra scelta di vivere adesso in un CAS per migranti è proprio legato a questo, l'idea di continuare a essere servizio, di continuare a essere a servizio degli altri, ecco. Grazie Anna, bellissima esperienza, quindi diciamo è proprio riempie di valore in un momento così duro, no? Tu sei riuscita, siete riusciti ad acquisire un valore per la vostra vita veramente di rilievo, un investimento su di voi importante, anche adesso ascoltandovi, insomma, non solo leggendovi nell'ebook, ma anche ascoltandovi, insomma, è veramente emozionante la vostra esperienza, il vostro livello di partecipazione. Carlotta, tu come ti sei mossa in quel periodo? Il tuo anche era un bellissimo progetto. Inizialmente, se non sbaglio, non esistono cause perse, giusto? Con l'avvocato di strada, l'associazione avvocato di strada. Raccontaci com'è andata. Esatto, il mio progetto era Non esistono cause perse all'interno dell'associazione Avvocato di Strada, che è un'associazione che si occupa di offrire tutela legale gratuita alle persone senza dimora e alle vittime della tratta. Generalmente gli sportelli sono aperti a tutti e chiunque può sa quando è il giorno dello sportello e viene, si segna su un foglio e aspetta semplicemente il suo turno. Quindi il contatto è molto importante per questo tipo di attività, perché comunque non è soltanto tutela legale, ma anche appunto direzione, indirizzo verso altri servizi, accompagnamento nelle varie pratiche, magari anche burocratiche, amministrative, che le persone magari da sole non riescono a svolgere. Quindi quando c'è stata la pandemia ha stravolto un po' la nostra attività, che è sempre stata molto in presenza. E ci siamo trovati, tutti, soprattutto noi del servizio civile, a vivere, perché abbiamo portato a casa i telefoni e i PC dell'associazione, quindi poi l'abbiamo svolta da remoto, e abbiamo visto per un periodo, abbiamo vissuto una doppia pandemia, perché oltre al fatto di essere all'interno delle nostre case un po' isolati, c'era anche la pandemia completamente diversa che stavano vivendo le persone senza dimora, e che appunto nella gran parte dei casi erano proprio per strada, e magari appunto ci scrivevano anche delle mail. Un signore in particolare diceva: come posso fare a evitare le multe se la mia casa è una panchina della stazione? E infatti da questo, oltre ad aver continuato la tutela legale a livello diciamo virtuale, abbiamo anche organizzato una campagna per rispondere anche all'hashtag Io resto a casa, e era una campagna che appunto in cui l'hashtag era E chi una casa non ce l'ha, per portare un po' luce su questo tema che comunque la pandemia ha contribuito a svelare. Infatti c'è stato il periodo in cui c'erano tante notizie di persone senza dimora multate, e molte delle quali si sono anche rivolte ai nostri sportelli. E appunto la pandemia, secondo me, ha aiutato tutti noi a svelare un po' queste ingiustizie che la società già che erano già presenti, ma che magari erano meno visibili,
perché magari nel silenzio delle nostre case, città vuote, certe cose sono emerse di più. E infatti una frase che abbiamo ripetuto spesso noi ragazzi del servizio civile era quella che è diventata virale durante la pandemia, ovvero non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. E infatti, secondo me, vorrei un po' lasciarvi anche con questa frase, perché dove esistono persone senza dimora, senza cure, marginalizzate, non ci si deve mai abituare. Questa resta un'emergenza, a prescindere dal fatto che magari l'emergenza del Covid svanisca, e il servizio civile è stato uno strumento potente, sia per rendercene conto, per metterci al servizio e per contribuire a cambiare questa realtà. Bella, bellissimo, bellissimo messaggio che ci hai dato. Ragazzi, avete interpretato benissimo, diciamo, quel momento, e vedo che voi avete finito il servizio civile, quindi voi vi state occupando di altro, immagino, comunque siete sempre nell'ambito ma con altro ruolo, però quello spirito di coinvolgimento che c'è stato in quel periodo mi sembra di percepire, diciamo, è rimasto vivo, ed è bello trasmetterlo anche agli altri ragazzi che ci stanno seguendo. Alcuni si avvicineranno al servizio civile tra breve probabilmente, e altri invece magari stanno già in progetti in partenza, e per loro probabilmente si potrà presentare l'opportunità di collaborare nell'attuale momento emergenziale, diciamo, quello per l'Ucraina. E quindi, diciamo, ecco, è interessante vedere quanto valore ha lasciato in voi, e anche quanta utilità, no, ci avete manifestato, c'è stata nei confronti delle comunità alle quali vi siete rivolte. Ritornavo su Valeria e Alessandra, se avete un episodio che magari vi è rimasto nel cuore, così ce lo... Così come il caffè di Anna e quest'ultimo messaggio che ci ha dato Carlotta, se ce lo volete, se lo volete condividere, qualche episodio, diciamo, che vi è rimasto indelebile nei vostri contatti con le persone in quel periodo, insomma, magari anche buffo, perché no, insomma. Ma allora, ci sono stati tanti episodi in realtà, cioè sceglierne uno è anche difficile, in particolare... è difficile spiegare come le persone cercavano di ringraziarci, perché ovviamente il servizio che io svolgevo, ma penso valga per tutti, non era un servizio a pagamento, non potevano lasciare delle offerte e non potevano, io sono di Catania, quindi qui se non si può pagare si dona cibo, è un dato di fatto, e durante la pandemia non si poteva, non potevamo accettare cibo, quindi le persone se le inventavano tutte pur di ringraziarci. Una signora, mi ricordo, mi ha dato un mazzo di fiori che aveva creato lei dal suo giardino per ringraziarci del servizio. E queste sono cose che ti restano dentro e ti fanno credere che comunque anche in un momento così drammatico c'è dell'umanità, c'è un senso di appartenenza, di comunità, che alla fine ti rincuora e ti fa continuare quello che fai. Sì, effettivamente. Valeri, prego. Ma anch'io avrei tanti episodi, tutti bellissimi, emozionanti. Diciamo che gli episodi principali per il quale mi ha emozionato, appunto, sono stati quando magari delle signore anziane chiamavano qua in protezione civile, e magari era già da un po' che comunque noi eravamo in contatto con loro. E dopo un po' loro si mettevano a piangere perché erano davvero grate per l'aiuto, ma soprattutto non volevano chiedere aiuto. Cioè eravamo noi che magari la invogliavamo a provare a chiedere, perché in quel periodo, nel senso, se non avessero chiesto niente non sarebbero andati avanti. Quindi diciamo che questi episodi di persone davvero commosse mi è rimasto appresso, ecco, tutto lì. Bene, grazie a voi. Ripeto, grazie a tutti i 3.000 ragazzi, 3.200 ragazzi che non si sono mai fermati e che hanno anche interpretato loro stessi questo momento, proponendosi, come ha fatto anche Anna, ma come avete fatto tutte voi e anche gli altri ragazzi, proponendosi in modo
proprio attivo nei confronti degli enti, diciamo, per i quali erogavano il servizio. E noi avremmo chiuso con questa testimonianza, ecco, che devo dire sto ricevendo anche molti messaggi da parte di alcuni colleghi degli enti che ci stanno seguendo. Veramente molto emozionante le vostre testimonianze, vi ringrazio, d'altronde lo erano anche nell'ebook, quindi grazie ancora. Prego. Grazie a voi. Se siete d'accordo, c'erano alcune domande che i partecipanti hanno posto in chat, in particolare vedevo tre domande per la dottoressa Riccardo, non so se è disponibile o riesce a rispondere prima della chiusura della dottoressa Massoli. Grazie delle domande. Io potrò rispondere a due, non tutte e tre, perché io mi occupo di sorveglianza malattie infettive e quindi non ho dati sulla medicina del territorio, quindi purtroppo, questo mi scuso, però non potrò rispondere alla terza domanda, però sono molto felice di rispondere alle prime due. La prima domanda era legata a che strumenti abbiamo, che armi abbiamo contro le nuove varianti, cioè, ma non abbiamo alternative alle chiusure? L'idea è proprio di non andare più incontro alle chiusure, cioè si cerca di trovare alternative farmacologiche, quindi il vaccino rappresenta uno di queste, gli altri sono i farmaci che agiscono direttamente contro il virus, che sono gli antivirali, oppure che ci danno direttamente degli anticorpi, si chiamano anticorpi monoclonali, cioè quindi in qualche modo ci infondono immunità dall'esterno per aiutarci a combattere la malattia. E come possiamo usare questo tipo di strumenti? Dipende molto dalla variante, nel senso che la prima cosa che succede, c'è una sorveglianza che si fa in Italia, ma in realtà in tutto il mondo, in Europa è molto spinta, che è quella proprio di capire le caratteristiche di questa variante. Quanti, perché ce ne sono tantissime di varianti, quali potrebbero essere preoccupanti dal punto di vista sanitario? E andiamo a vedere due cose in particolare. Da un lato, quanto danno possono farci, quindi quanto probabile è che danno una forma grave di malattia, invece magari sono molto trasmissibili ma non ci creano tanto danno. E l'altra cosa ed è collegata alla trasmissibilità, quanto riescono ad evadere il nostro sistema immunitario, quindi diciamo l'acquisizione di immunità che noi abbiamo avuto perché abbiamo avuto infezioni già in passato o perché ci siamo vaccinati. E questa cosa che in inglese si chiama immune escape. E quindi tanto più la variante riesce a sfuggire ai vaccini e di conseguenza anche agli anticorpi monoclonali, perché sono anticorpi costruiti sulla base di varianti che c'erano prima, tanto meno potremo usare questo tipo di strumento. Quindi questi farmaci sono utilizzati, specialmente gli anticorpi monoclonali, come strumento terapeutico, però come sempre succede un virus nuovo, l'evoluzione della ricerca sta andando sempre più avanti, avremo sempre più strumenti migliori e più facili da usare. Pensate anche a quanto è diverso usare un farmaco che deve essere magari iniettato in vena rispetto a uno che uno può prendere a casa in pasticche, no? Cioè, quindi tante cose magari se ne sente di meno perché alcuni farmaci ancora hanno dei contesti in cui devono essere utilizzati che sono molto specifici. Però l'idea è proprio quella di svilupparne sempre di nuovi per non avere bisogno di andare incontro alle chiusure che abbiamo sentito hanno fatto così tanto danno. E veramente complimenti a tutti per le esperienze che avete riportato oggi, veramente mi hanno molto commosso anche a me, e complimenti a tutti quelli che le fanno, che magari non hanno potuto raccontarle oggi qui con noi. Grazie molto dottoressa Riccardo. Allora c'era un'altra cosa in chat, hanno scritto non una domanda ma una proposta, la leggerei. Dicono chiedere al Presidente della Repubblica di conferire un'onorificenza al merito civile o al merito della Repubblica ai 3200 giovani e agli enti che non hanno mai sospeso il servizio, quindi questa la lascio qui come segnalazione. A questo punto forse un'ultima domanda perché è breve, chiedono quando partirà il nuovo progetto di servizio civile, penso a chi si è iscritto e magari deve svolgere gli esami di maturità, quindi non so se si può dare una risposta rapida prima della chiusura. Attualmente i progetti di servizio civile, diciamo, partiranno nel lasso di tempo, nel periodo estivo, quindi con una solita calendarizzazione che noi pubblicheremo più avanti.
quindi il bando per la partecipazione si è chiuso, ci saranno, c'è la fase di selezione dei ragazzi volontari che è stata portata a 90 giorni, quindi ci sarà 90 giorni di tempo per le, da parte degli enti per selezionare i ragazzi volontari. Prevediamo le partenze dei progetti giugno, luglio, agosto, ma anche fino a settembre. Quindi coloro che fanno la maturità è un po' un'attività che ogni anno, no? Se, cioè quella della partenza del servizio civile, dell'inizio della loro formazione con l'accavallamento eventuali studi, fine percorsi universitari o scolastici, e diciamo c'è anche settembre, quindi un inizio effettivo a settembre. E effettivamente c'era anche un'altra domanda che poteva riguardarci, relativa alle, alle adesioni, se non sbaglio, al bando. Le adesioni sono, sono ampie, sono, il numero è alto, e ci sono dei settori che sono in sofferenza, in particolare ovviamente settori che prevedono assistenza, diciamo, causa chiaramente lo strascico di questa emergenza sanitaria, che chiaramente magari fa trovare i ragazzi anche impreparati di fronte a una situazione del genere. Quindi ci sono, diciamo, dei settori su cui eventualmente si registra un calo di presenza dei ragazzi volontari, e su questo si può lavorare, ma è anche fisiologico in annate difficili come questa, ecco. Perfetto, grazie molto dottoressa Losco. Darei la parola allora alla dottoressa Massoli per la chiusura del webinar. Prego. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì, io prima di dire alcune parole di conclusione vorrei appunto ringraziare tutti i partecipanti e anche tutti i relatori di questo webinar, veramente, veramente non solo interessante ma anche, oserei dire, veramente emozionante. Io sono da poco nel bellissimo mondo del servizio civile e devo dire che questo ascoltare i racconti non solo dei ragazzi ma anche appunto le indicazioni tecnico-scientifiche che la collega dell'Istituto Superiore di Sanità ci ha dato, che ci ha così ricostruito un po' questi due anni che forse nella foga degli ultimi mesi tendevamo in parte anche a dimenticarne gli inizi, e poi anche sentire i racconti della collega, della dottoressa Losco, che ci ha un po' così, almeno a me, raccontato come il servizio civile appunto si è mosso nell'inizio di questa pandemia, e poi vedere poi l'evoluzione nel prosieguo di questa attività, per me è stato veramente non solo interessante ma anche emozionante. E quindi grazie a tutti per, diciamo, per questa opportunità. E nel chiudere appunto vorrei semplicemente farlo con alcune parole chiave che sono insomma state, sono ripercorse nell'ambito di questa mattinata, e che un po' direi rappresentano e mettono a sistema anche in maniera trasversale i vari ambiti di questo, diciamo, di questa mattinata e di questo webinar, quindi quello organizzativo della pubblica amministrazione e degli enti, quello tecnico-scientifico e anche quello poi valoriale dei principi sottesi appunto al servizio civile. E la prima parola chiave che mi viene è quella appunto della collaborazione del lavoro comune, che è trasversale, come ho detto, perché diciamo riguarda sicuramente una collaborazione che è stata citata dalla ministra, dal nostro capo dipartimento e anche appunto negli interventi che mi hanno preceduto, sia con gli altri stakeholder istituzionali, le regioni, le province, i comuni, gli enti con i quali appunto il Dipartimento ha costruito la propria, diciamo, risposta sin dalle prime fasi al servizio civile, per appunto far ripartire le attività che, come abbiamo visto dai dati che ci sono stati presentati, in realtà sono state interrotte per pochissimo tempo e hanno avuto sempre, diciamo, un nocciolo duro di volontari che hanno sempre lavorato e quindi offerto anche nelle fasi, diciamo, più intense il loro contributo. E poi appunto il senso della collaborazione e del lavoro comune è emerso in maniera, diciamo, chiara e anche molto significativa dalle testimonianze dei ragazzi, degli operatori volontari, che ci hanno raccontato come attraverso diciamo soluzioni appunto condivise, anche nella diversità appunto dei racconti e delle testimonianze che abbiamo avuto, sia stato
possibile, quindi dare continuità ad un, diciamo, ad un'esperienza anche nella fase appunto più dura e critica dell'emergenza che abbiamo attraversato. L'altra parola comune è una parola abusata che però appunto mi sembra importante, che abbiamo visto anche nelle slide, che è stata richiamata all'inizio anche dalla nostra ministra, che è quella appunto della resilienza, e che appunto sia una resilienza di tipo organizzativo ma anche umano, come appunto da ultimo i racconti, le testimonianze degli operatori volontari ci hanno evidenziato, ma è anche la resilienza degli enti del servizio civile, che ovviamente sono gli enti presso cui i ragazzi, delle quali appunto abbiamo, dei quali abbiamo avuto le testimonianze, hanno potuto operare. Quindi la resilienza anche degli enti in collaborazione con noi, con il Dipartimento, è stato un po' l'elemento, diciamo la leva che ha consentito tutto quello che poi anche i ragazzi e gli operatori volontari ci hanno raccontato. Poi ovviamente è una parola chiave che pure mi sembra importante ricordare, è quella dell'innovazione, perché appunto, come è stato detto anche dalla dottoressa Losco all'inizio del suo intervento, e come anche emerge un po' dalle testimonianze che abbiamo avuto, è chiaro che le opportunità e le attività che in fase emergenziale sono state messe in campo per rispondere in maniera diretta all'emergenza hanno poi consentito e sono poi diventate appunto delle leve attuative che ancora oggi utilizziamo, per esempio le modalità di lavoro online o la possibilità di rimodulare i progetti, a cui anche appunto la dottoressa Losco ha fatto riferimento, sono adesso diventate delle modalità operative che noi utilizziamo non solo per altre emergenze, come appunto l'emergenza adesso in corso per appunto la guerra in Ucraina, che ha consentito già la settimana scorsa di pubblicare una circolare sulla base dell'indirizzo della ministra, che consentirà agli enti del servizio civile di rimodulare i progetti in essere per attività appunto a supporto delle popolazioni ucraine in Italia. Quindi in qualche modo abbiamo potuto valorizzare e capitalizzare esperienze acquisite nel corso dell'emergenza Covid e renderli strumenti operativi di lavoro appunto nel quadro del servizio civile. E l'ultima parola chiave con cui appunto vorrei concludere questo webinar è quella appunto del valore pubblico, che è un po' diciamo un principio oltre che una parola chiave, perché rappresenta un po' la sintesi che emerge dalle testimonianze e anche appunto dai racconti e dalle presentazioni sia tecniche, appunto come quella della dottoressa Riccardo, e appunto del racconto che Silvia Losco ci ha fatto del lavoro che il sistema del servizio civile e tutto il Dipartimento, che quindi anch'io vorrei ringraziare i colleghi dei due servizi, il servizio programmazione degli interventi e gestione dell'albo e anche il servizio di gestione degli operatori volontari e formazione, hanno appunto contribuito a mettere in campo. Quindi emerge a valle di questo webinar sicuramente lo sforzo della dimensione organizzativa che abbiamo potuto implementare, ma soprattutto la dimensione umana dei ragazzi, degli operatori volontari, degli enti del servizio civile e del Dipartimento tutto, che ha potuto mettere in campo e realizzare le attività nella continuità che abbiamo visto. Quindi veramente grazie, è stato veramente anche per me una mattinata molto molto emozionante, grazie. Perfetto, allora grazie a tutti. Vi ricordo che nella scheda di Eventi PA, a partire dalla quale vi siete iscritti, sarà disponibile la registrazione del webinar e anche le presentazioni di tutti i relatori. Ancora grazie a tutti e arrivederci, buon pomeriggio.